è giorno 8, ma per me è ancora giorno 7. Io ho scoperto, ci avete iniziato la scuola? Cioè, da noi quest'anno inizia giorno 8, invece da voi, ho i capelli tutti bagnati, inizia giorno 7. L'ho scoperto poco tempo fa. Pensavo che avessero deciso tutti insieme, anche se è una cosa che penso non si possa fare, di iniziare l'8. Quindi appena ho scoperto che non inizia tutti l'8, ma voi già l'avete iniziata, sono rimasta male. Mi dispiace per voi che avete già iniziato la scuola. Davvero mi dispiace. Ok, aiuto, ho dei capelli orribili perché ho fatto doccia e shampoo, li ho boccolati, così si può dire. Però appunto, essendo che ancora sono un po' gonfi, sono brutti, a dettagli. Adesso pranzo, penso di non prepararmi la pasta perché oggi i miei non sono a casa. Però non penso di prepararmi la pasta perché mi annoio e non so cosa metterci in realtà. Quindi penso, perché non c'è prosciutto, non c'è niente, quindi mi mangio il tonno, un calzone fritto piccolino, anche se mia madre mi ha detto che no, perché dobbiamo mangiare stasera, ma io, cioè mamma TVTB, ma non sapevo che mangiarmi, non c'è manco il prosciutto. E qui, momento drammatico, però in realtà le cose ci sono, infatti penso che poi mi faccio un toast con salame, e non lo so, vediamo. In tutto questo, oggi è l'ultimo giorno, dei vlog. Dopo ne parliamo perché sono veramente sad, sono veramente triste di questa cosa perché è stato divertentissimo e non è stato neanche pesante, devo essere onesta, anzi parliamone ora. Non è stato neanche pesante fare questi vlogmas, devo essere onesta, pensavo molto peggio. Invece è andata benissimo, a parte ovviamente che dovevo editare ogni giorno, ma io ci metto poco perché vedete che i miei edit fanno schifo. Cioè non uso chissà quell'applicazione, uso i movie e metto le transizioni a tendina che si usavano nel 1900, nel senso... Non sono sicuramente brava ad editare e anche perché non ci metto molto tempo, perché non ce l'ho questo tempo, essendo che appunto abbiamo fatto un video al giorno. E questa cosa dei vlog devo dire che mi è piaciuta un sacco, perché è più bello parlare così, portarmi nella mia giornata, che poi non faccio nulla, però nel senso, secondo me è più bello di un video fermo, statico, che sta lì. E quindi penso che continuerò, cercherò di portarlo magari una volta a settimana, sto programmando delle cose, vediamo se ci riesco. E nulla, però è stato bello davvero. Se mi avete conosciuto grazie ai vlogmas, scrivetelo qua sotto perché ci tengo. Ho caricato il video, sto leggendo, sono arrivata perché ieri sera alla fine non sono arrivata a pagina 100 perché sono stupidina. Però era tardi, ho editato il video e non ce l'ho fatta a continuare a leggere. Quindi, però sono, e quindi ieri non sono arrivata a pagina 100, però oggi devo arrivare lo stesso a pagina 150. Perché ho deciso che faccio 50 pagine al giorno. E quindi io poi sono arrivata a 106 veramente. A 107. Sì. A 106. E poi oggi arriverò entro, fino a 150, penso e spero. Adesso voglio soltanto deprimermi perché domani comincia la scuola. Io non sono mentalmente, fisicamente, eccetera, eccetera, pronta. E adesso appunto mi deprimo. Penso di andare a mangiare qualcosa con la Nutella per deprimermi ancora di più, però vedrò. Bambola, col fisico perfetto ti ha fatto mamma. Sono nella mia stanza che stavo ultimando gli esercizi per domani. Me ne vado, mi stanno chiamando, cioè non mi ha chiamato nessuno tutto il pomeriggio, mi chiamano quando faccio così. Sta spegnendo il cellulare, mi era mia madre. E ora io uscirò, vado a mia nonna. Mi sta proprio spegnendo il cellulare. Sono triste. Cioè mi sta bene che rinizia la scuola e tutto, però cioè, le mattine me le passavo così bene. Non è che dormivo tutta la mattina, dai, l'avete visto, alle 9:30 ero quasi sempre alzata. Parlavo con Elena che mi fa che l'altra volta si è alzata all'1. Io sono quella responsabile qua. Però dai, ci sta. Troviamo i lati positivi. Il caffè alle macchinette. Ma il caffè me lo posso bere pure a casa. Mi sfuggono i lati positivi, però vabbè, non importa. Ah, aggiornamenti per la situazione iPhone, che in realtà sono sempre quelli. Non ho chiesto di nuovo, mamma, per favore, posso aprirmi l'iPhone? No. Gli aggiornamenti sono a giugno, me lo prenderanno a giugno se vado bene a scuola e se quindi non mi devo portare tipo nessuna materia, non devo essere sotto di niente. Quindi io questo iPhone non lo vedo. E questo è il messaggio che mi vogliono lanciare. Perfetto. Ma quant'è il cellulare? 3%, bellissimo. E ora mi sono ricordata, grazie al fatto che mia madre mi ha chiamato, che devo passare l'aspirapolvere.
Non ce la posso fare. Trovi tutto dentro gli angoli. Oh, giovane, giovane, giovane. Comunque io non voglio manco pensare cosa pensano le persone fuori che vedono sta luce. Però è divertentissimo, ve lo giuro. Una volta ci incontriamo tutti qua e facciamo... Sono uscita, sono tornata a casa e adesso vi saluto per l'ultima volta in questi vlogmas. Poi vabbè, vi saluterò lo stesso nei video normali. Ma che capelli ho. Ma che capelli ho. Ciao Flavia, ciao Giada, ciao Arianna e ciao Vittorio. Spero di avervi salutato tutti. Se non vi ho salutato, vabbè, scrivetelo che vi saluto comunque nei prossimi video. Sono tanto 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 triste perché questa cosa del vlogmas è finita. Ve l'ho detto mille mille volte oggi, però sono triste per davvero. Però non ci fa nulla, perché sì, ci ho pensato, ho detto sì, la scuola è più, diciamo, più bello stare in vacanza. È ovvio che è più bello stare in vacanza, però il dissimile conosce il dissimile. Noi conosciamo la vacanza perché conosciamo la scuola, quindi conosciamo la gioia di starcela a non fare nulla solo perché conosciamo la cosa di fare qualcosa. Vabbè, cose che studierete in filosofia poi. Ma che capelli ho? Comunque, detto ciò, adesso si ritorna a scuola, si ritorna a studiare bene bene e non ci fa nulla perché si prende un ritmo di nuovo delle vere giornate, un ritmo più pa 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 pa, ti svegli la... Io vi porterò sempre con me nei vlog, nelle cose, non saranno più vlog giornalieri, saranno magari vlog un giorno alla settimana, me la sto pensando bene, sto pensando delle idee veramente carine e nulla, quindi consigliatemi perché in questo momento ne ho bisogno, perché magari qualcosa che a voi possa interessare, ovviamente quello della terza media lo farò prestissimo, il video della terza media, però se avete altre idee scrivetemelo qua sotto con un commento perché sono tutte ben accette. E nulla, tristemente diamo addio e diamo il benvenuto a questo anno nuovo ormai un po' in ritardo e diamo addio ai vlogmas. Mi avete chiesto spesso perché fai vlogmas al 21 al 7 che nessuno l'ha capito, perché avendo la scuola io fino al 21 ho preferito farli al 21 al 7 in modo tale che poi di non fare casini mentre c'è la scuola, capite? Perché sennò già che devo studiare, più mi metto a fare vlogmas se no non mi prendo più e quindi sì. Spero di essermi spiegata, però avete capito, mi capite sempre. Se il vlogmas di oggi vi è piaciuto, nonché l'ultimo vlogmas di quest'anno, mettete mi piace, andatemi a seguire su Instagram e su TikTok. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao. Ma aspettate, oggi che giorno è? Domani è mercoledì, quindi il prossimo video sarà venerdì. Ah, pochissimo, manca un giorno solo di pausa. Ok, vai, ci sta. Solo che neanche so cosa farò, perché ormai mi sono abituata a fare i vlogmas. Vabbè, vedremo, vedremo. Ciao.